Il percorso che mi ha portato a creare questa specializzazione sulla qualità dell'aria indoor nasce ormai 12 anni fa, sì, quando partecipando al Master Casa Clima di secondo livello, curato dalla professoressa Cristina Benedetti, sono uscito e come tesi di master ho proprio impostato la tematica dei materiali da costruzione. In quanto mi sono reso conto che progettare case ad altissima efficienza energetica comportava un'attenzione particolare a ciò che avveniva all'interno delle case stesse, ovvero essendo edifici molto performanti, molto sigillati, molto coibentati, necessitavano, necessitano tuttora di un'attenzione particolare alla qualità dei materiali che in essi vengono impiegati. E da lì è nata, diciamo, questa specializzazione, sfiorata anche da alcune vicissitudini personali che mi hanno fatto comprendere come la patologia ambientale possa effettivamente essere causata dall'ambiente nel quale si vive. È chiaro che come tecnico, quindi come progettista, come architetto, avevo la possibilità di divulgare questa tematica in maniera molto limitata, con consulenze, con progettazioni specifiche, e quindi in qualche maniera è nata strada facendo poi l'esigenza di raccontare, di consapevolizzare tutto, diciamo, il mondo accademico, ma anche il mondo professionale di questa materia attraverso una serie di incontri che ho cominciato a fare. E ho quindi deciso di associare questa particolare materia ad un logo che fosse appunto facilmente riconoscibile e immediatamente etichettabile come qualità dell'aria. Parlare di qualità dell'aria implica molto spesso spendere almeno un'ora e mezza per raccontare tutte le dinamiche che in qualche maniera si sviluppano in questo tema. E riuscire ad associare questa cosa ad un logo ben riconoscibile in qualche maniera ha permesso e permette tuttora di divulgare la materia in maniera molto snella, molto veloce e molto precisa. La certificazione BioSafe consiste nel permettere al cliente, ma anche ai progettisti o a costruttori, di riuscire ad avere un edificio che in qualche maniera possa sviluppare prevenzione ambientale primaria, ovvero avere una macchina perfettamente progettata anche sul tema della qualità dell'aria. È importante riuscire a gestire una filiera di cantiere a livello progettuale e anche a livello costruttivo da un punto di vista energetico, e l'abbiamo visto e dimostrato, il mercato in qualche maniera lo ribadisce quotidianamente con enti di certificazione di rilievo, quali possono essere appunto Casa Clima, Passive, Arca e molti altri. Nella stessa maniera in cui abbiamo imparato a progettare e a certificare gli edifici da un punto di vista energetico, diventa rilevante ed è rilevante progettarli da un punto di vista della salubrità. E la certificazione di salubrità ambientale, la certificazione BioSafe, colma un ambito che è ancora non è conosciuto prima di tutto e è poco sviluppato. Questa certificazione prende tutta la filiera della costruzione, quindi parte proprio dal primo segno progettuale. Ci sono delle soluzioni a livello di salubrità che possono essere architettoniche, delle soluzioni distributive, delle semplici soluzioni in qualche maniera molto pratiche, ma poi nello specifico si sviluppa attraverso una scelta precisa dei materiali da costruzione, che devono essere ovviamente materiali, diciamo, basso emissivi, che sul mercato in qualche maniera vengono marchiati da questo punto di vista. Materiali di qualità, quindi, che devono essere installati e che devono essere in qualche maniera interfacciati, se possiamo dire questa parola, con un sistema di ventilazione, cioè con un'impiantistica che in qualche maniera prenda in considerazione questa tematica, cioè la tematica della certificazione. Quindi, ritornando al discorso del percorso certificativo, c'è un'importanza della scelta dei materiali,
l'importanza di un dimensionamento impiantistico che prenda in considerazione la tematica della salubrità e quindi prenda in considerazione parametri come polveri sottili, ma non solo, composti organici volatili, quindi la parte chimica, ma anche virus, batteri, muffe. Quindi la certificazione BioSafe tende ad arrivare ad un livello ottimale di qualità dell'aria, prendendo in considerazione tutti quelli che sono i parametri che possono comportare malattia all'interno di un edificio e calmierandoli. È chiaro che la differenza, secondo me, la fa moltissimo quella che è la fase di costruzione. Cioè a livello progettuale si riesce ad arrivare attraverso anche dei tool di progettazione che ci permettono di prevedere il carico inquinante già fin dall'inizio, fin dal primo segno del progetto, ci permette appunto la fase di progettazione di arrivare ad un ottimo livello teorico. In pratica poi per costruire l'edificio dobbiamo sviluppare un protocollo di cantiere che vada per forza di cose ad incidere sulla qualità dell'aria durante anche la fase di gestione. Tutto quello che avviene all'interno di un ambiente costruito, chiuso, mantiene memoria di sé. Quindi è importante avere una serie di divieti e prescrizioni di cantiere che mettano nelle condizioni il cantiere stesso di essere pulito, quindi di non avere emissioni nocive che poi possono essere in qualche maniera respirate dai clienti. Tutto questo, cioè tutta la parte di certificazione, viene poi chiusa e suggellata attraverso delle misurazioni di cantiere della qualità dell'aria che vengono fatte secondo dei protocolli standardizzati UNI, nello specifico l'UNI 16.000 o l'UNI 14412, e vengono eseguite delle analisi a campione, una durante il cantiere, una a fine del cantiere. La corrispondenza di ciò che emerge dalla qualità dell'aria con i parametri, la standard di qualità BioSafe, determina la certificazione dell'edificio. E questa certificazione poi viene in qualche maniera appunto veicolata attraverso la marchiatura dell'edificio stesso. Una volta certificato il cantiere, quindi a fine delle lavorazioni, viene, come ho detto, fatta una misurazione finale a 3 settimane appunto dal termine dei lavori. Successivamente è importante andare a vedere come il fabbricato si comporta in fase di gestione. Abbiamo fatto una fotografia del lavoro svolto a livello di involucro e di impianti. Poi che cosa succede all'interno di questo fabbricato e come il fabbricato mantiene la qualità dell'aria che abbiamo in qualche maniera certificata, lo possiamo fare, lo possiamo verificare attraverso l'inserimento in ambiente di un data logger o più data logger multisensore, cioè con l'elettronica. Sono sensori che hanno la possibilità di analizzare minuto per minuto in maniera continuativa i parametri principali che in qualche maniera precedentemente sono stati misurati con le norme UNI che ho citato. E questi parametri sono quelli classici, quindi la temperatura, l'umidità e l'anidride carbonica, ma anche una serie di parametri che ci permettono appunto di capire l'andamento qualitativo dell'aria all'interno dell'edificio e quindi i VOC totali, le polveri sottili, la formaldeide, in alcuni casi l'ozono, il biossido di azoto, cioè si riesce in qualche maniera a misurare, ma in maniera dinamica, continuativa, una manciata di parametri che ci permettono di comprendere perfettamente se l'andamento di qualità dell'aria è ottimale oppure se bisogna intervenire con dei ritocchi. Ritocchi intesi da un punto di vista sostanzialmente impiantistico, perché all'interno di un edificio, se noi parliamo di un edificio residenziale, per esempio, possiamo immaginare che qualcuno possa inserire degli arredi o che voglia lavare, pulire gli spazi. Ecco, la scelta di un arredo, la scelta di un prodotto di pulizia possono comportare delle problematiche legate al carico inquinante che si può verificare all'interno dell'ambiente stesso. Monitorando questi aspetti in maniera continuativa, riusciamo a gestire la qualità dell'aria in maniera ottimale. Oppure, tornando all'esempio che a me è caro, cioè quello delle scuole,
comprendere come fare una fotografia di salubrità di un edificio, quindi costruire un edificio salubre, non è assolutamente sufficiente, perché in maniera dinamica, a seconda dell'affluenza dei bambini all'interno delle aule, si registrano dei picchi inquinanti molto importanti, e quindi la qualità dell'aria in un'aula è fortemente influenzata da ciò che avviene dentro. Ci sono i bambini con le cartelle, con i pennarelli, con le attività che si svolgono all'interno dell'aula stessa, che necessitano, per forza di cose, un monitoraggio dinamico, continuo, che possibilmente sia interfacciato con un sistema di ventilazione, quindi con l'impiantistica, e a seconda dei picchi che si verificano, vada in qualche maniera a variare le sue velocità di funzionamento. La qualità dell'aria all'interno di un ambiente costruito va in qualche maniera considerata al 50%. La responsabilità di ciò che avviene all'interno di un ambiente è data al 50% dall'involucro e al 50% dall'implementazione impiantistica. Sono due aspetti che lavorano in simbiosi, in sincronia, ovvero dopo aver in qualche maniera scelto accuratamente quelli che sono i materiali, e quindi l'involucro edilizio che sia al massimo basso emissivo, è importante lavorare sulla ventilazione meccanica controllata, non tanto determinando parametri termoigrometrici, quindi di benessere termico e dell'umidità relativa presente, ma andando a preoccuparsi proprio di riuscire a smaltire quel rimasuglio di carico inquinante che, nonostante la bontà, l'involucro edilizio per forza esprime. Non esistono materiali assolutamente non emissivi, esiste la parola basso emissivo, che in qualche maniera ci fa capire che c'è la necessità, se vogliamo raggiungere un ottimale livello di qualità all'interno dell'ambiente, c'è la necessità di lavare comunque l'ambiente dal grado inquinante. Questo lavaggio avviene nel nostro protocollo attraverso l'obbligatorietà di un sistema di ventilazione meccanica controllata, che può essere gestito in maniera centralizzata o puntuale o semicanalizzata, in qualche maniera a seconda della scelta del progettista viene poi declinato. È chiaro che più complessa è la struttura di ventilazione, quindi a mano che ci si avvicina verso sistemi centralizzati, abbiamo la possibilità di gestire in maniera veramente efficiente ed efficace la tematica attraverso questo tipo di sistema. Mi spiego meglio: un sistema di ventilazione meccanica centralizzata ha a sua dotazione una serie di filtri che potremmo definire antiparticolato, quindi gli EPM10, gli EPM2,5, e anche filtri ancora più sottili che purificano l'aria da un punto di vista delle polveri sottili. Attraverso questo sistema centralizzato, però, abbiamo la possibilità di aggredire in maniera specifica tutti gli aspetti legati alla qualità dell'aria, ma ad uno, cioè a seconda della tematica che vogliamo risolvere, possiamo aggiungere una batteria, diciamo, di post-trattamento alla macchina stessa. Quindi, partendo dai filtri base, che sono i filtri che ci mettono nelle condizioni di purificare l'aria dalle polveri sottili, possiamo poi inserire una batteria di filtri ai carboni attivi. Sappiamo che i carboni attivi hanno la capacità di assorbire le sostanze chimiche dall'ambiente. Ecco che in questa maniera vai ad aggredire la tematica, appunto, dei composti organici volatili. La cosa che si può fare ulteriormente e che è obbligatoria nel protocollo BioSafe è inserire all'interno della ventilazione meccanica controllata un sistema di purificazione attiva dell'aria, in questo caso utilizzando la tecnologia della ionizzazione a plasma freddo. Questa tecnologia ci permette di andare ad abbattere anche l'ultimo aspetto che in qualche maniera incide sulla qualità dell'aria, quindi quello micro e nanobiologico. Stiamo parlando di virus, di batteri e di spore fungine, che attraverso un sistema di purificazione attivo al plasma freddo vengono praticamente eliminate quasi completamente. Tra l'altro, utilizzando questo sistema in canalizzazione,
abbiamo la possibilità di prevenire la manutenzione della canalizzazione stessa, cioè si sanificano i canali in maniera automatica attraverso questo sistema e abbiamo la possibilità in qualche maniera di rallentare il ritmo della manutenzione periodica della ventilazione meccanica controllata. Il protocollo BioSafe è applicabile a prescindere dalla tecnologia costruttiva che viene adottata nel processo edilizio, cioè possiamo avere edifici in mattoni, edifici in itong, edifici in ixlam, in legno a telaio, in acciaio e vetro. A seconda della tecnologia costruttiva, il protocollo viene declinato andando a scegliere sempre sul mercato quelli che sono i prodotti migliori, ovviamente dal nostro punto di vista, e quindi quelli basso emissivi. Non esiste una tecnologia costruttiva migliore e quindi il protocollo può in qualche maniera, in maniera universale, andare ad assecondare qualsiasi tipo di progettista e qualsiasi tipo di progetto. Analogamente, il protocollo affronta entrambi gli aspetti della costruzione, quindi sia il nuovo edificio, sia la ristrutturazione. E nello specifico la ristrutturazione viene declinata in maniera molto completa quando è una ristrutturazione pesante. Ma il protocollo BioSafe interpreta anche una ristrutturazione molto leggera, cioè anche se noi dovessimo sostanzialmente andare a cambiare soltanto la tinta, a scegliere un barattolo di vernice piuttosto che un altro, i criteri di scelta sono comunque criteri di scelta di salubrità che possono essere sposati con il nostro protocollo di certificazione. È chiaro che diventa più una consulenza che un protocollo specifico, ma la cosa vincente del protocollo stesso è che appunto a seconda della situazione possiamo in qualche maniera intervenire a livello di certificazione e o di controllo. È chiaro, più la certificazione, quindi più la ristrutturazione è pesante e più abbiamo la possibilità di intervenire sulla qualità dell'aria che ci sarà all'interno dell'edificio. Ma il protocollo, la certificazione, viene appunto declinata in tutte le situazioni. L'unica differenza, se vogliamo, non è tanto nell'approccio quanto nelle misurazioni. Durante una nuova costruzione vengono eseguite delle misurazioni di verifica durante il cantiere, pressappoco quando siamo nella fase del grezzo avanzato, e alla fine del cantiere. Viceversa, quando siamo in fase di ristrutturazione, è importante comprendere la qualità dell'aria ante, quindi si fa una misurazione dei luoghi così come sono e una misurazione finale. La differenza sta appunto nel fatto che durante la nuova costruzione abbiamo la necessità di verificare se il lavoro che stiamo facendo effettivamente coincide col progetto. Sulla ristrutturazione, invece, dobbiamo conoscere le caratteristiche dell'ambiente che andiamo poi in qualche maniera a modificare e quindi comprendere se ci sono degli elementi che devono essere presi in considerazione con attenzione maggiore. L'esempio che a livello di progettazione e certificazione mi sta più caro, se vogliamo, o che mi ha lasciato un piacevole ricordo, risale ormai a un po' di tempo fa. Siamo a Moio della Civitella, siamo in provincia di Salerno e stiamo facendo un lavoro di ampliamento su una scuola, su un asilo nido, quindi su una scuola d'infanzia che affronta il protocollo BioSafe utilizzando dei materiali particolari e andando ovviamente ad inserire all'interno del progetto l'impiantistica di cui abbiamo parlato, facendo attenzione a quello che avveniva in cantiere per fare in modo che le emissioni dei cantiere non influenzassero la qualità dell'aria. Ma al di là di tutto questo, quello che è accaduto è che all'inizio dell'anno scolastico una mamma ha portato il proprio bambino a scuola, il bambino soffriva, soffre di crisi asmatiche, quindi rivolgendosi alla maestra ha detto: signora maestra,
bambino ha questa problematica, le lascio delle pastiglie di cortisone in modo che se il bambino dovesse avere qualche crisi, diamo questo medicinale e risolviamo la questione così. Ecco, la soddisfazione è stata quella che a distanza di anni il bambino non ha mai dovuto utilizzare questo farmaco all'interno dell'edificio e anzi la statistica ci ha poi riportato dei numeri che hanno dimostrato un innalzamento, diciamo, della frequentazione della scuola, cioè i bambini non si ammalavano in generale, si ammalavano molto meno rispetto a prima. Ecco, questi sono gli esempi che a me piace portare perché sono proprio la concretezza del significato del lavoro che stiamo facendo. Sono entusiasmo che in qualche maniera ti porta avanti, ti dice che la strada è quella giusta e che è importante insistere su questi temi.